Bella regà, qua è Savix che vi parla, bentornati in questo nuovo video e benvenuti se siete nuovi nel canale. Oggi vi porto l'after patch per fare il con to com, quindi scambiare con i nostri amici i nostri veicoli personali. A questo punto ragazzi, se volete supportare il canale vi invito anche a mettere un like e a condividere questo video. Partiamo con i requisiti, un amico che ci dà una mano, casinò e attico di lusso comprato ragazzi, dovremo buggarci con il telefono. Dopodiché dovremo possedere il centro operativo mobile e quindi anche il bunker ragazzi. E all'interno del com dovrà esserci il veicolo da sacrificare, un veicolo personale da sacrificare tipo una LG, un veicolo che non ve ne frega assolutamente nulla. A questo punto possiamo iniziare con il glitch e il punto di scambio ragazzi è questo qua nuovo dove ci sta lo strip club. A questo punto iniziamo entrando all'interno dell'attico di lusso, ma prima, per chi gioca da next gen, quindi PS5 e Xbox Series, deve andare su schermo ragazzi e qua avrà la voce per cambiare la modalità di grafica. Voi dovete iniziare il glitch in prestazioni. Prima di iniziare mettete prestazioni e cambiatevi uno stile per fare il salvataggio. A questo punto entrate dentro il vostro attico di lusso e una volta che siete all'interno del vostro attico di lusso gli dite al vostro amico di avviare un lavoro da titano all'interno della vostra sessione. Una volta che il vostro amico vi ha avviato il lavoro da titano, voi vi dirigete qui dal telefono. Una volta che siete qua dal telefono, partecipate sul vostro amico che sta nel titano, ragazzi. E una volta che saremo nella prima allerta, gli diciamo al nostro amico di quittare l'attività. Una volta che il nostro amico ha quittato l'attività, raga, dobbiamo spammare freccia destra e A contemporaneamente. Dopodiché, una volta che siamo all'interno del nostro attico di lusso, teniamo premuto il menu interazione e poi subito dopo teniamo premuta la freccetta in alto in modo tale da buggare i due menu. Quando si chiuderà da solo il telefono, chiudiamo anche il menu interazione o touchpad e andiamo qua dalla porta che si aprirà. Clicchiamo due volte come sto facendo io su casinò e non succederà assolutamente nulla. Alla terza facciamo esci dall'attico di lusso. A questo punto, una volta fuori, dovremo richiederci il nostro centro operativo mobile e dovremo richiederci anche il veicolo da sacrificare che sta all'interno. Una volta che abbiamo richiesto sia il com sia il veicolo da sacrificare che sta all'interno del com, raga, cosa dobbiamo fare? Ascoltatemi bene perché è fondamentale per chi gioca da next gen. Dovremo aprire il nostro menu di pausa, andare su impostazioni grafica, ragazzi, e mettere fedeltà grafica. Se non fate questo piccolo step, ragazzi, su next gen non funzionerà l'OTR. Quindi a questo punto, una volta fatto anche questo piccolo step, raga, entriamo all'interno del nostro casinò e una volta che siamo all'interno del casinò, raga, vi farà questa schermata glitchata e dovremmo andare a prendere il nostro Frogger. Raga, se vi siete dimenticati il Frogger come è successo a me che su questo account non ce l'avevo, non vi preoccupate, semplicemente interagiamo qua con il computer che sta dalla reception. A questo punto andrete sul sito, comprate il vostro Frogger e poi continuate il glitch perché tanto non vi farà uscire da qua dentro. Quindi a questo punto interagiamo di nuovo con la reception e usciamo con il nostro veicolo Frogger. Una volta che saremo usciti con il Frogger, raga, e sbada bam, potremo finalmente essere in OTR. A questo punto gli chiediamo al nostro amico di recuperare il nostro veicolo personale che sarà nel parcheggio quando l'abbiamo chiamato in precedenza, mentre noi porteremo il nostro com al punto scambi. Adesso raga, una volta arrivati al punto scambi, guardate bene com'è la posizione del com. Vi mettete al centro della strada in modo da mettere il pallino azzurro al centro dell'intersecazione col veicolo di destra. Dopodiché aspettiamo il nostro amico che ci porta il veicolo personale e lo andremo a mettere raga in questa posizione.
Guardate bene, molto semplice, saliamo sul veicolo da sacrificare, che è quello che era nel com che abbiamo chiamato prima. Saliamo sul veicolo che ci ha portato il nostro amico, ci mettiamo qua davanti all'entrata dello strip club e una volta in questa posizione, raga, anche se è una moto è indifferente, schiacciate freccia destra, si buggerà tutti i santi e una volta che sono passati circa 10 secondi potremmo finalmente scendere dal veicolo. Una volta che siamo scesi dal veicolo, cosa facciamo? Apriamo il menu di pausa, option, se giocate da PS, e andiamo ad avviare un lavoro da titano, quindi online, via attività, create da Rockstar, missioni, un lavoro da titano. Una volta che siamo all'interno dell'attività, semplicemente la dobbiamo quittare. Adesso raga, se già non le avete tutte attive, aprite il vostro menu interazione e andate ad attivare le attività missioni. Per quale motivo? Perché attivando le attività missioni sulla mappa comparirà questo cerchio azzurro in questa posizione. Adesso aspettiamo che il nostro amico ci inviti nel suo com, quindi dovrà richiedersi il suo com, a entrare all'interno del rimorchio, raga, e poi invitarci dal menu interazione. Una volta che ci arriva l'invito, guardate bene, lo apro e cosa devo fare? Accetto l'invito con A o X se giocate la PS e subito dopo spammiamo freccia destra per avviare l'attività blu che sta qua in free mode per terra. A questo punto dovremo semplicemente quittarla e una volta che quittata saremo spawnati in questa posizione. Adesso gli diciamo al nostro amico di portarci il veicolo che vogliamo prendere, il veicolo che ci sta regalando. Una volta che il vostro amico è arrivato, salite sul suo veicolo e una volta che saliamo sul suo veicolo, sbadabam ragazzi, saremo all'interno del com in automatico. Quindi non dovremmo chiudere il gioco e la cosa è veramente una figata, perché ogni volta riavviare due coglioni. A questo punto ci facciamo invitare dal nostro amico nel com appena ne ha la possibilità, perché molto probabilmente spawnerà sotto mappa poi dentro il buco nero, raga, è una cosa veramente oscena, ma comunque appena riesce a invitarci noi accettiamo l'invito. Una volta che abbiamo accettato l'invito, raga, usciremo dal suo com. Adesso vi richiedete il veicolo personale del com e così vedrete che avete preso il veicolo dal vostro amico. Quindi a questo punto, se vi è piaciuto il video, lasciate un like, lasciate un commento, supportate Savix, supportate il canale, iscrivetevi se volete supportarmi alla grandissima, abbonatevi ragazzi e alla prossima. Sbadabam.